Valeria, mai mi sarei aspettata che tornasse così presto, quindi vuol dire che è piaciuto il nostro ambiente. E, ecco, quindi l'altra volta abbiamo fatto una piccola carellata sul libro, ci siamo fermati un po' sulle figure importanti della famiglia per Don Milani, abbiamo guardato le foto, eccetera. Ma poi siamo arrivati al tema centrale, che è quello del rapporto, del carezzarsi con le parole, appunto, abbiamo accennato alla figura del padre. Ma è rimasto tutto un po' in sospeso, alla fine abbiamo detto oh, non abbiamo parlato di questo, non abbiamo parlato dell'altro, le domande sono state poche perché c'era la pressione di finire, perché sembra che servisse la sala, e quindi abbiamo detto facciamo un incontro più approfondito su questo tema della parola. Vedete che avete anche un foglio che ha preparato Valeria con alcuni punti, adesso ci dirà lei, lo potete usare per prendervi appunti e per prepararvi delle domande, perché oggi vorremmo ci fosse ampio spazio per le domande. Silvia Pettiti, che non è potuta venire, però ci manda una piccola chicca, che è una rivista che si chiama Ore 11, che lei cura, fa praticamente tutto lei, proprio il numero su Don Lorenzo Milani. Ce ne sono solo alcune copie, quindi magari le può prendere chi proprio non conosce la rivista, e poi alcune copie invece sono su Lutero e la Riforma. In questa rivista io ho visto per la prima volta la recensione fatta proprio a caldo, appena uscito il libro di Valeria, e quindi ci è venuta l'idea di invitarla, quindi è particolarmente meritevole. E io le lascio la parola e al limite dopo faccio uno o due domande. Allora, buonasera. Sì, cioè devo rispondere a Roberto, mi sono trovata benissimo io a Padova. E poi Emilio è un amico, insomma, e poi ci sto bene, l'accoglienza è ottima e anche l'attenzione. Vi devo dire la verità che io sto molto attenta alle platee che ho davanti, mi fanno la differenza, cioè sto parlando con delle persone e quindi se le persone le sento e sento un calore, un'attenzione, una partecipazione, questo per me è estremamente importante in tutte le presentazioni che faccio. Allora, io vi ho preparato quattro punti per darvi delle tracce, poi vorrei soprattutto parlarne con voi, nel senso sono argomenti che io ho trattato nel libro e tratto per conto mio, diciamo, e con quelli con cui parlo io. Mi piacerebbe molto, e infatti penserei di leggervi appunto questi miei pensieri, e poi vi lascio qualche minuto proprio per sedimentarli e per costringervi in qualche modo a mettermi in gioco, cioè a farmi delle domande, fare delle controproposte rispetto a questo mio ragionamento, perché sono anche convinta che la cultura si fa ragionando insieme, e con questo si arriva proprio al carezzarsi con le parole. Il motivo per cui il libro si chiama Carezzarsi con le parole è proprio il fatto che in casa nostra questo è fondamentale. I nostri pensieri sono, io dico, sono sterili fino a che non vengono discussi ed elaborati insieme. Cioè la costruzione che è insita nella discussione, quindi anche nella discussione aspra, anche nel non essere d'accordo, è fondamentale per andare avanti in un ragionamento. Se si rimane isolati si fa la fine appunto di quelli che rimangono isolati, cioè incapaci poi di confrontarsi. E questo rapporto dialettico che ho, che il modo in cui io sono stata educata, mi rendo conto non è una cosa così semplice e così universale. Lorenzo diceva appunto che fare il buon genitore è non avere il televisore, parlare dei problemi. Sì, è vero, ma è anche vero che per esempio bisogna
avere l'intenzione di usare il linguaggio, come appunto io dico in casa nostra, come un veicolo affettivo. E allora, se è un veicolo affettivo, il linguaggio è spronato fin da molto piccoli. Allora, io ho messo l'origine dell'importanza che Don Milani dette alla parola, e volevo appunto spiegarvi cosa vuol dire carezzarsi con le parole. Carezzarsi con le parole significa che in realtà Don Milani nasce in un ambiente borghese in cui i genitori hanno molta poca relazione fisica con i propri figli, anzi direi che è assente. E siccome è assente, l'occasione che hanno di stare vicino è attraverso il loro ragionare, il loro parlare. La parola di Lorenzo affascina Alice fin dall'inizio, e probabilmente anche Albano, perché fa delle... Ora io non mi ricordo bene, perché non mi ricordo mai che cosa dico alle presentazioni, non so se ve l'ho già raccontata, ma io uso questo esempio. Questo bambino piccolissimo dice a un certo punto, un giorno appunto, loro la mattina avevano l'abitudine di andare in camera dei genitori e forse sedersi sul letto, molto educatamente, non sdraiarsi sul letto, e parlare con i genitori. Era l'unico momento in cui i bambini non erano seguiti da governanti, balie o servitù, ed era l'unico momento in cui la famiglia era da sola, perché in salotto c'era gente, c'erano amici che frequentavano la casa, e all'epoca gli ospiti stavano vari giorni, non è che venivano per una cena, quindi in salotto non è che ci si vedeva da soli, c'era sempre qualcuno. L'unico momento di veramente di intimità familiare, nel nucleo familiare, avviene in camera dei genitori la mattina. E questi bambini, non potendo avere una relazione fisica con questi genitori, scoprono molto presto che il modo di attirarli, di affascinarli e quindi di farsi fare le coccole, è appunto il carezzarsi con le parole, è proprio da quello che dicono e da quello che pensano. E questo lo imparano prestissimo. Lorenzo è estremamente seduttivo nel suo linguaggio, è anche graffiante, come dice qualcuno, ma è anche estremamente seduttivo, ti porta dalla sua parte. E questo è un retaggio molto molto lontano. Io non so se ho già raccontato, perché appunto non mi ricordo, ma faccio sempre un esempio. Lorenzo piccolissimo dice una di queste mattine, e Alice subito lo scrive nel libro del bebè, dice: babbo barba, ve l'ho già raccontato, no? Babbo barba, mamma no barba, mamma poppe, babbo no poppe. Quindi lui fa, e lo capiamo già dalle parole usate, che siamo proprio le prime parole, le prime frasi che Lorenzo mette insieme, e lì Alice si esalta, lo scrive nel suo libro del bebè, immediatamente, come intelligente, anche perché ha messo in relazione, lui non ha essendo stato allattato dalla balia, questa cosa del mamma poppe, questa distinzione che lui fa fra l'uomo e la donna, e che identifica la madre con la poppa, che però lui non ha conosciuto nella mamma, ha conosciuto nella balia. Quindi tutto questo, ecco, una frase del genere, Alice, la madre, e anche il padre si sciolgono. Dove invece, se il Lorenzo fa, e anche questo è descritto, fa la faccia leziosa e cerca coccole, viene paragonata a un gatto, che è un animale che Alice detesta.
Quindi c'è uno scherno proprio, immediatamente un allontanamento, quando Lorenzo fa il seduttivo fisicamente, ma quando invece gioca col pensiero, col ragionamento, immediatamente la madre va verso di lui. E infatti le lettere alla mamma, se qualcuno di voi le ha lette, sono straordinarie, sono proprio straordinarie. È una relazione in cui l'intesa è profondissima. E anche, e Sergio Tanzarella sta lavorando a questo, per più comprensibile per i toscani è un altro discorso, che l'uso di queste leziosità che Lorenzo usa nelle lettere alla mamma, per esempio, sono ironiche, sono fortemente ironiche. Alice non è mai stata una mamma, come posso dire, una mammina. Era un'austriaca, molto molto rigida, molto appunto formale, dove appunto l'abbraccio è una cosa che non credo neanche ci sia mai stato. Quindi tutta questa leziosità che Lorenzo ha è un gioco, ed è un gioco, è un gioco potente che Lorenzo fa. E la madre lo accetta, e ci sta quando viene a Barbiana, per esempio, o a San Donato, perché Lorenzo la chiama sì per vederla, cioè, sicuramente, ma anche per dare un esempio a questi suoi figlioli, cioè i ragazzi di Barbiano o i ragazzi di San Donato, di quale legame si può creare con l'intelletto. Perché sono un esempio, l'esempio vivente, la madre è l'esempio vivente del fatto che Leda, infatti a Barbiana Leda era la perpetua di Lorenzo, mai chiamata mamma, ma non ha mai sostituito Alice, però la madre di Eda veniva chiamata nonna, quindi c'era una grandissima vicinanza con Eda. Alice non ha mai cotto un tegamino, lì a Barbiano non ha mai aiutato a fare niente, neanche a studiare, cioè Alice non entrava dentro a quello che stava facendo Lorenzo. Però dimostrava a questi bambini che stavano studiando con dei genitori che non avevano studiato, e questo bene o male li in qualche modo anche allontanava, no, da questi genitori, cioè si stavano educando, e quindi la relazione probabilmente con i loro genitori, pur essendo estremamente affettiva, lì c'era quello che infatti piaceva tanto a Lorenzo, perché a lui era mancato, cioè la relazione fisica, l'essere vissuti accanto fisicamente, però da un punto di vista intellettuale si creava pian piano anche questa distanza, o si poteva creare. Mentre invece Lorenzo usava Alice per dimostrare che la parola è un incontro, è avvicinante, no? Va bene, quindi del libro del bebè credo di aver già parlato, però il libro del bebè è un esempio, in questo caso appunto, come dicevo, è un esempio di questa madre che non si interessa minimamente di quelli che sono gli aspetti di cui si interesserebbe una mamma in generale. Noi, poi, soprattutto oggigiorno, perché ricordiamoci che insomma io quando ero piccina io faccio parte della stessa famiglia, forse un po', ma la mia mamma era già molto più dolce di tutta un'altra cosa rispetto, però io vedevo i miei genitori alle 6 del pomeriggio in salotto, e se io stavo male era la mia tata o la mia signorina che mi reggeva la testa se vomitavo.
Quindi queste erano le relazioni che c'erano all'interno delle famiglie borghesi, non solo quella di Lorenzo. Oggi queste cose sono veramente talmente, senza, a me fa un po' effetto, ma vuol dire che ho degli anni, ma effettivamente oggi non si può neanche immaginare questo, perché oggi le mamme, i bambini, i padri sono entrati prepotentemente nell'educazione, nella presenza anche affettiva e fisica con i bambini, cosa che quando eravamo piccini, penso tutti noi, non era, ecco, non, il padre non si occupava minimamente, fuorché Albano. Albano era invece un genitore estremamente presente, non solo era presente, ma scriveva testi, cioè testi, diamogliela per te, siamo tutti grafomani in famiglia e quindi tutti scriviamo. Albano scriveva anche lui, e scriveva dei piccoli pamphlet, dei piccoli testi di 20-40 pagine, le batteva tutte a macchina, come faceva, come poi farà Lorenzo. Tutti i suoi scritti sono stati battuti a macchina in varie copie, dati poi agli amici, discussi perché si arrivasse appunto a quel ragionamento che rafforza e che... Oh, scusate. Non riesco a spengerlo, qualcuno sa spengerlo? Grazie. Detesto il telefono già per sé. Però scelgono sempre il momento migliore. Che è invasivo. Dove eravamo arrivati? Ad Albano. Allora, Albano scrive a macchina come farà Lorenzo. Fra l'altro Lorenzo impara 4 anni e mezzo a scrivere e impara battendo a macchina. E chi glielo insegna? Albano. Ora, un padre che insegna a un bambino di 4 anni e mezzo a scrivere e a battere a macchina è veramente una cosa piuttosto particolare. Anch'io ho imparato a 4 anni e mezzo, ma a me mi ha insegnato la nonna, non mio padre. Quindi questo invece è un padre che si occupa molto dei suoi figli e che ci tiene, e che poi, e ne abbiamo la riprova poi nelle lettere di Lorenzo, Lorenzo legge i testi di Albano e si confronta, anzi lo... una lettera lo redarguisce su un testo che Albano sta scrivendo sul culto mariano. Lorenzo gli risponde, e gli risponde appunto dall'alto dei suoi studi, e questo è interessante perché appunto è la dimostrazione che è nelle lettere alla mamma, c'è anche un paio di lettere al babbo, fra cui questa, in cui parla sia di Kafka, ma parla anche di questo testo, che poi infatti nella versione finale è qualche mese dopo. Ma perché? Perché Albano fa esattamente come farà Lorenzo, sparge prima i suoi testi in giro perché vengano discussi, perché la discussione appunto deve pulire il testo, deve pulire il ragionamento, e poi quando ha ricevuto da tutte la cerchia amicale e anche parentale, le persone col quale lui vuole parlare, che gli vogliono bene, ci si scambia, si raffina il discorso e poi si crea lo scritto finale. Cioè lo scritto finale non è
una sola elaborazione personale. Questa è la stessa cosa, l'ho detto credo anche l'altra volta, la stessa cosa è venuta a me nel mio libro, la stessa cosa faceva mio padre. Non è una cosa di Lorenzo questa, credo che sia probabilmente una cosa di Albano, ma non lo so, perché potrebbe anche essere più lontana, potrebbe provenire anche proprio, comunque in casa nostra è veramente una specie di, è un modo di parlare fra amici che ti consentono anche di fare un discorso fatto male, che non c'entra nulla, insomma, che non è costruito bene, però che siccome ti vogliono bene, stanno lì ad ascoltarti e tu con loro raffini il ragionamento, tu metti il tuo, l'ho fatto appunto col libro, io ho scritto dei capitoli che sono, i primi capitoli che io ho scritto non li farei vedere a nessuno, però sono stati delle occasioni di discussione interne a quella mia cerchia amicale, la gente di cui io mi fido, che con me poi ha aumentato, ragionato, rigirato, l'abbiamo impastata, ecco, e non si impasta da soli, bisogna essere insieme. E questo Lorenzo poi diventa la scrittura collettiva, perché questo vi sta parlando fondamentalmente di scrittura collettiva, che non è un'invenzione Milani nel senso della famiglia, questa è un rapporto con Mario Lodi, nasce con Mario Lodi e non nasce nella famiglia. Però quando Mario Lodi parla a Lorenzo di scrittura collettiva, Lorenzo capisce benissimo di che cosa si sta parlando, perché si sta parlando di questo, si sta parlando di mettere le idee insieme, di discuterle, di rielaborarle, di rimpastarle appunto per renderle poi il più pulite possibili. Bene, volevo appunto finire questo sull'origine anche dell'ambiguità di questo termine carezzarsi con le parole, perché richiama la sfera affettiva. È un titolo che è piaciuto molto, devo dire, cioè ha avuto successo come titolo, però è da intendersi come la vicinanza, la relazione con l'altro, la disponibilità, la relazione di attenzione, non di passiva accettazione. Cioè volersi bene in casa Milani non vuol dire essere d'accordo, anzi, perché è proprio quello che ti vuole bene che si può confrontare con te anche proprio in critica, per cui è fondamentale l'aspetto critico, perché io ti aiuto di più se ti critico, ti aiuto di più, ti allargo la vista di più criticando un tuo scritto, appunto, un tuo pensiero, che non è criticare te, è criticare, è mettere come oggetto il tuo scritto, non te. Io a te ti voglio bene, bene, su questo scritto lo maciniamo insieme, questo avviene in casa nostra. E infatti la parola come base dell'azione pedagogica di Don Milani. Lorenzo è convinto che chi non ha l'uso della parola è succube, non riuscirà a sviluppare il suo raziocinio e non potrà cogliere la parola dei Vangeli, perché questo io sto scoprendo sempre più, e del resto anche Papa Francesco, lo dico qui davanti a degli esperti, chiedo venia, però sono convinta che appunto questo obiettivo è proprio quello. Cioè Lorenzo, molti si fermano al fatto che Lorenzo
dia la parola, faccia scuola. Invece l'obiettivo di Lorenzo, secondo me, è, come ha detto Papa Francesco, è evangelico. Allora, Don Milani non richiama mai la sua famiglia di origine, anzi la nega, sono le tenebre dell'errore, no? Quindi no, e non parla della sua famiglia. Questo fa sì, per esempio, che Albano viene completamente dimenticato in realtà, ma non solo perché Lorenzo non ne parla, nessuno ne parla. Addirittura mio padre mi rispondeva, io a volte ho chiesto a mio padre, ma mio nonno, cioè glielo chiedevo com'era il nonno, ecco, me lo ricordo proprio, e mio padre faceva, mi fa troppo male, non posso. Non poteva parlare di questo dolore, perché il lutto in casa mia come per tutti ovviamente, però non riuscivano a parlarne. Quindi quest'uomo scompare perché quelli che l'hanno conosciuto non possono parlarne, i nipoti nascono tutti dopo la sua morte e quindi nessuno lo conosce. Le sue carte vengono messe amorevolmente, perché poi mia nonna ha messo amorevolmente tutto in ordine, l'ha messa via, non è che l'ha buttata via, perché l'ha messa tutta in ordine, ma non ne ha mai parlato. Una volta sola mia nonna mi ha parlato di mio nonno, mi ha dato il libricino di poesie che lui scriveva a lei in varie lingue, e ci sono anche poesie per esempio a Lorenzo, ce n'è una anche nel libro, che mi sembra sia in latino quella, sì, è in latino, vero? Lui scriveva poesie di continuo, soprattutto alla donna che adorava, perché lui adorava la nonna. E quindi non è che fosse né un padre lontano, né un marito dimenticato, né semplicemente è stato, questo dolore è stato, ha coperto tutto, e io l'ho scoperto 50 anni dopo. Però, malgrado questo, qua nel momento in cui io l'ho scoperto, mi sono veramente resa conto che Albano ha dato un'impronta, è proprio un'impronta che non è solo relativa al linguaggio, però nel linguaggio ha molto, anche nel linguaggio di Lorenzo, forse l'aspetto tagliente è più di mia nonna, ma l'interesse per la lingua non viene solo dal Comparetti. Certo, il Comparetti, il Domenico Comparetti, infatti un capitolo io gliel'ho dovuto mettere, il Comparetti, poi è la figura divertente della famiglia, perché è il birbone, è quello che se la gode, e quindi a me sta molto simpatico, sinceramente. Però non è il fatto di avere un grande filologo in casa, in famiglia, anche a volte in casa, perché ha rapporti con i suoi nipoti. Albano è un uomo che si occupa di lingue, di letteratura, traduce mistici del Seicento, come Silesius, mistico tedesco del Seicento, dove si è andato a pescare di queste letture, proprio non si sa, no, almeno si può capire, proprio perché in realtà Albano si occupa di storia della Chiesa Cattolica e quindi va a cercare, perché ha un'altra cosa che penso sappiate a questo punto ormai, Albano è un battezzato, cosa che io ho dovuto digerire, perché io pensavo in casa mia non ci fossero battezzati, ma io sono battezzata perché sono figlia di mia madre, era una cattolica. Con grande poverina, lei aveva solo Lorenzo che poteva capirla, quindi in questa famiglia di atei assoluti, di agnostici, pardon, ma insomma
comunque mia madre poverina appunto mi ha fatto battezzare, mi ha fatto cresimare, ma poi io non ho seguito, non ho avuto la sua fede e non mi aspettavo di trovare invece il padre di Don Milani, non solo un battezzato ma anche uno studioso di storia della Chiesa. E appunto tanto da leggere i Vangeli, da leggere libri di dogmatica e da leggerli ovviamente in lingua originale. Per esempio la Bocchini Camaiani, la Bruna Bocchini Camaiani, che è una grande studiosa di storia delle religioni, o storia della Chiesa, pensa di sapere qual è il testo di cui parla a un certo punto Albano, e era scritto in latino e sicuramente se era scritto in latino Albano lo leggeva in latino. Si legge come anche Lorenzo farà in seminario, molti suoi compagni di seminario racconteranno questa cosa, che lui aveva i testi, loro non potevano chiedere ai genitori i testi che invece Lorenzo aveva semplicemente in casa, e quindi se li faceva mandare in tutte le lingue, e quindi poi era uno studente presuntuoso, perché un po' presuntuosetto è, come tutti noi siamo, io mi ci metto altrettanto, e quindi si confrontava poi con i suoi insegnanti lì nel seminario, fino a dirgli no, guardi, lei non ha studiato bene, che insomma è un po' pesante. Sicuramente lo faceva in senso appunto, in casa nostra questo sarebbe stato molto, sarebbe stato ironico, cioè l'avremmo detto per scherzo, e Lorenzo poi ha continuato a parlare in questo modo e semplicemente non veniva compreso, cioè veniva un po' il toscanismo becero, l'uso di linguaggio forte, per esempio. Io mi rendo conto proprio che veramente è molto anche toscanismo. Mio marito è altrettanto crudo nelle cose, io a volte rimango così perché è toscano. E questa, però c'è anche proprio questo divertirsi appunto col linguaggio, di usare il linguaggio come fosse un materiale, non tanto come fossero tante parole da mettere insieme, ma proprio uno strumento plastico dal quale pulisci. Per fare questo devi essere anche probabilmente vissuto, io per esempio una cosa che ho raccontato nel libro è che quando noi si doveva star buoni si faceva un giochino che io devo essere sincera mi è sempre divertito molto, forse tutti mi guardano come dei ma sei scema, e c'era sto giochino che qualcuno apriva il dizionario etimologico e spesso l'Elisa, la sorella di Albano, e apriva il dizionario etimologico e noi bambini dovevamo scoprire il significato di una parola, trovarne l'etimologia, cioè da cosa veniva, quale parole gli somigliavano. Io, anche piccolissima, per me questo era divertentissimo. Ora, e la gente appunto ride, perché questo era un gioco comune in famiglia nostra, tant'è vero appunto veniva proposto a Castiglioncello, ecco, quando non si andava, se era stanchi di fare il bagno, si faceva questo tipo di giochi qua, perché le lingue parlate, era anche un modo di appunto giocare, e giocare per imparare è fondamentale anche in Lorenzo. Ho visto il film, andate a vederlo se vi capita, questo Barbiana 65 è molto bello. Devo dire, è veramente, non so se è già venuto a Padova. Ve lo consiglio perché è bello, ci sono le immagini a colori di Ammannati, dove infatti i ragazzi sono più piccoli, però è fatto bene, sì.
poi c'è un'intervista con l'Adele Corradi che è fantastica, e con De Idda, anche lui molto interessante, e poi con padre, non mi ricordo, comunque, l'importante è l'Adele, perché l'Adele è quella che c'è. E quindi ecco, questo, l'impronta che Lorenzo cercherà in tutti i modi di portare ai suoi ragazzi è il divertimento che sta nella parola, perché per imparare, e questo lo impara anche quando incontra la scuola attiva francese nel dopoguerra, attraverso mio padre, Lorenzo incontra ECEMEA, cioè la scuola attiva, e dove si riconosce che i bambini devono divertirsi per imparare. Ma questo i bambini Milani lo sapevano, anche perché sia mio padre che Lorenzo sono stati scolarizzati molto tardi, perché fino agli anni 30, quando salgono, Lorenzo è del 23, mio padre è più grande, è del 20, e loro salgono su a Milano, si trasferiscono a Milano 32-33, Lorenzo deve ancora fare l'esame di quinta elementare. Fino a quel momento loro hanno studiato in casa divertendosi, esattamente come si farà a Barbiana. E quando lui poi dona la sua conoscenza, lui dona anche questo approccio, che è appunto stai con i genitori, vivi con i tuoi in famiglia e impari sempre, la scuola dura sempre. E allora, per esempio, anche in questo filmato che vi dicevo, che è molto bello, si vede che sì, durava 365 giorni, ma c'era la piscina, c'era il cavalletto, c'era, voglio dire, ci si divertiva. E ci si divertiva anche col dizionario etimologico, di sicuro, perché lui semplicemente riproposizione di quello che è piaciuto a lui, perché la scolarizzazione di Lorenzo probabilmente è stata pessima, nel senso che lui si è trovato male, è andato male a scuola, mio padre era bravissimo e invece Lorenzo aveva delle pagelle poco buone, poi faceva due anni in uno, insomma la scolarizzazione, lui ha sofferto a scuola, quindi comprende i bambini che si sono sentiti esclusi. Allora, adesso vado veloce. Influenza dei metodi del padre, quindi Albano molto coinvolto nell'educazione dei figli, le molte lingue parlate, scrive poesie in francese, tedesco, latino, greco, italiano, inglese, insomma anche in altri, traduce testi dal tedesco, Kafka. Sì, questa è una cosa mia. Mio padre, tanto per darvi l'idea dell'uso del linguaggio che si fa in casa nostra, mio padre raccontava barzellette in latino e poi se le rideva, perché mia madre non voleva che dicesse parole, insomma, che raccontasse cose sconvenienti davanti a noi bambine piccine. E allora mio padre con i suoi amici dice: ah, guarda, c'ho questa barzelletta fantastica, te la racconto, e gliela raccontava in latino. La maggioranza della gente non capiva e mio padre si sbellicava dalle risate, convinto che, perché viveva il latino come una lingua viva, mio padre diceva sempre: il latino è una lingua che, certo si impara il latino perché è una lingua viva. E poi usava l'esempio dei preti, dice: i preti parlano latino anche oggi, no? Per lui questa cosa del vabbè. Allora, Alice è di madrelingua tedesca, vero? Perché essendo di Trieste è di madrelingua tedesca, ma Albano conosce il tedesco forse meglio di lei e condivide con l'amico Giorgio Pasquali questa passione. Giorgio Pasquali non è soltanto il più grande filologo del momento, Giorgio Pasquali non è uno studente del Comparetti, ma bensì il migliore amico di Albano.
E anche qui è andato perso, come era filologo si è detto, ah, sarà stato uno studente del Comparetti, no, niente affatto, era invece un grande amico del padre di Lorenzo, ed è quello a cui Albano si rivolge sempre, quando è il caro amico di Albano, quindi si rivolge a lui quando non sa cosa fare con Lorenzo. E Giorgio Pasquale, oltre a essere un filologo, era un grandissimo insegnante e era ricordato in famiglia nostra. Io non l'ho conosciuto, è morto prima, ma era ricordato in famiglia nostra come un uomo di una capacità veramente e con una dedizione al suo mestiere che era veramente, era la sua passione, era un grande insegnante. L'importanza dei viaggi, anche all'estero. Lorenzo sta attento quando manda i ragazzi all'estero, li manda i ragazzi di Barbiana, che sono appunto ragazzi montanari, si ritrovano ad andare all'estero a imparare le lingue. Questo è una cosa che gli ha sempre molto resi fieri, anche perché si dovevano poi barcamenare nel paese estero, avevano appoggi in Inghilterra, c'era mia madre appunto, c'era anche Elena, la sorella di Lorenzo, però insomma non vanno a fare i turisti, vanno a lavorare e vanno a imparare, e Lorenzo dice sempre non dovete andare come turisti, perché lui è stato come turista, cioè non è entrato in contatto con la gente, mentre invece lui vuole che i suoi ragazzi entrino in contatto, si trovino a doversi arrangiare, perché è così che poi imparano davvero la lingua. Lorenzo sì, ne sa diverse di lingue, ma di tutti noi forse è il peggio linguista della famiglia, eh? E questo le sapeva ovviamente, ma a livello linguistico non le parlava bene assolutamente. Allora anche qui Lorenzo chiama a Barbiana gli intellettuali e gli intellettuali poi incominciano ad arrivare via via che Lorenzo diventa sempre più conosciuto. Mi colpisce quando trovo scritto: ma che buffo, sono molti degli intellettuali che vengono su a Barbiana, che vanno su a Barbiana, sono del Partito d'Azione. Non è una cosa strana per nulla, perché mio padre era del Partito d'Azione e infatti i contatti con il Partito d'Azione, come l'incontro con, che si diceva prima, con il CEMEA, è attraverso mio padre. E Lorenzo appunto si confronta sicuramente con mio padre e con molti intellettuali. L'ultimo, allora sì, però questo, quindi li chiama su perché li conosce, perché fanno parte della sua cerchia amicale o comunque della famiglia e amicale. Diciamo l'editto contro gli intellettuali avviene soltanto, si pensa, c'è tutta questa specie di retorica sul fatto che era contro gli intellettuali, non è vero niente, e è una risposta che lui dà al vescovo circa 9 mesi prima di morire, ed è una risposta al vescovo la chiusura verso gli intellettuali, non ha niente a che fare con l'essere intellettuale, semmai con l'essere borghese. Lui caccia i borghesi in risposta a una brutta lettera che gli scrive il vescovo. Una differenza che si fa in casa nostra è fra l'autorevolezza e l'autorità. Io ti sto a sentire perché tu dimostri un sapore che io non ho. Per esempio Giorgio Pasquale ho messo. L'autorevolezza significa che tu mi dimostri di sapere qualcosa. L'autorità
invece è l'uso che tu fai di ciò che sai per farmi soccombere. Questa differenza è una differenza potente in Lorenzo, il quale appunto manderà via, per esempio, gli intellettuali che si pongono come saccenti. Qualunque indicazione di saccenteria, vabbè, non vieni più a Barbiana, cioè fai quello che ti fai il tuo, noi facciamo il nostro. Perché? Perché si torna a quello che ho detto all'inizio, cioè che chi non ha l'uso della parola è facile da soccombere. Lorenzo sta facendo un'operazione molto precisa con i suoi ragazzi, sta rafforzando l'io e quindi non vuole assolutamente, e comunque chi non sta a questo gioco che si dice di carezzarsi con le parole, di discutere insieme le cose, di mettersi sullo stesso piano, quindi non su un piano superiore, non va bene, non gli interessa, non serve ai ragazzi. Vi dico l'ultima cosa, che sebbene Albano riconosca l'autorevolezza, non rinuncia però al suo ruolo, che è un ruolo da padrone. I due figlioli invece, sia mio padre che Lorenzo, si rifiuteranno di fare i padroni. Mio padre sapeva prima dei 10 anni di diventare medico, pediatra, e Lorenzo poi fa il prete, quindi tutte e due combattono contro una posizione di Albano, quindi non è che non c'è contrapposizione con il padre, anzi è proprio la contrapposizione sia di Lorenzo che di mio padre che gli fa mettere le ali e che è interessante, perché è una contrapposizione, non è un ricopiare il padre. Basta. Io spero nelle vostre domande. Se volete pensarci, insomma, facciamo un attimo di silenzio che così ci si dice, non lo so, forse non so se qui si può dire ponzare, non si dice ponzare. Ponzare vuol dire pensare. Voteranno. Bravo. Però siccome vuol dire anche un'altra cosa. Sì, io no, volevo lasciare un attimo che queste cose insomma. Se poi volete iniziare subito. Prima domanda da me, Pecuma. Sì, tanto. La voce da fumatrice. È vero. No, veramente non va bene, però. No, va bene, no, ma io mi domando. Era uno scherzo. Va bene. Lo apprezzo. Sì. Ma lo faccio anch'io, non c'è mica bisogno. No, faccio io. Allora, devo dire, Roberto, mi si dice? Sì. Dunque, io sono molto affascinata da questo discorso del confronto, però mi rendo conto nelle mie ore di religione, dove punterei molto a far sì che i ragazzi si confrontassero tra di loro, che invece dopo un po' sono estremamente rinunciatari. Cioè, mi dicono proprio, prof, è inutile che continuiamo a discutere, tanto ognuno la sua idea si la tiene, non mi interessa cambiare la mia idea, e hanno una sorta di rifiuto o non ci credono, sono un po' cinici, che esista la verità. Quindi il confronto serve soltanto a metterci gli uni contro gli altri, arriviamo a detestarci, ma tanto poi la verità non esiste, io ho la mia idea,
proprio quello che io vorrei trasmettere nelle mie ore, e quindi la verità ci sta davanti e insieme camminiamo verso, forse non arriveremo mai, ma un passo in più forse lo facciamo. E solo insieme lo faremo? Ecco, non trovo questa passione dialettica del confronto, nella certezza che in effetti una verità da scoprire ci sia. Ma è come a me va bene la tua, a te va bene la tua, una sbagliata idea di democrazia, non lo so, cioè c'è molto relativismo e una sfiducia nell'utilità del confronto. La seconda cosa, poi chiudo così lascio lo spazio agli altri, è che anche questa cosa del padre Albano che condivide gli scritti con i suoi amici, lo trovo un gesto di profonda umiltà, cioè nei momenti in cui io penso di aver fatto una bella cosa faccio anche fatica ad accettare poi le critiche, no? Cioè mando in giro il mio scritto sotto sotto sperando solo di ricevere complimenti, secondo me, e ci vuole una certa dose di umiltà e di non lo so per invece mandare in giro lo scritto per ricevere le critiche o le osservazioni o comunque gli appunti e riaccettare di rimettersi al lavoro tenendo conto, trovo che raramente lo si faccia, cioè no, è una cosa molto bella ma non la vedo molto messa in pratica, perché anche in Doloretto per certi versi mi sembra che non si lasci molto criticare, cioè che sappia perlomeno nei riguardi dei suoi figlioli di avere una preparazione, appunto un'autorevolezza per cui puoi criticare solo nel momento in cui tu arrivi al mio livello di cultura, altrimenti non lo so, potrei dirti non hai studiato, appunto, quindi cosa parli a fare, non lo so. Volevo chiarire, sì, no, bella questa domanda, molto bella. Mi piace molto questo discorso dialogico e mi piacerebbe metterla. Prendiamo anche un'altra domanda o vuoi rispondere? Ma questa è molto bella, aspetta. Questa è molto bella. Allora, per la prima, per questa sfiducia nel confronto, è una cosa che angoscia anche me tantissimo, perché invece il confronto è fondamentale. Credo che bisogna però, cioè in questo senso a volte io ho pensato, te lo dico sinceramente, che come borghesi e come consapevoli fondamentalmente di poter reggere qualunque, a me non mi fa un baffo nessuno, e quindi siccome non mi fa un baffo nessuno io posso mettere il mio scritto, posso darlo, non ho paura, non mi interessa se te sei solo per giudicarlo, non mi interessa di parlare con te. Se te invece incominci a criticarci, lavori insieme a me, magari lo critichi anche pesantemente, ma mi aiuti a come dicevo prima, a impastarlo questo discorso, allora mi interessa. Però è vero, e questo io a volte me lo pongo questa cosa, cioè che bisogna essere molto forti e bisogna essere anche un po' presuntuosi, e secondo me è anche questo che spesso Lorenzo sembra presuntuoso, e io sicuramente sembro presuntuosa, sembriamo tutti un po' presuntuosi, in realtà siamo molto umili, cioè io quando parlo con un altro e ottengo un'altra posizione mi arricchisce da morire questo, cioè è questo che la gente non capisce, e questa è una cosa che mi sembra veramente strana, io veramente sinceramente la trovo strana, e cioè se io e te vediamo la cosa nello stesso modo, dallo stesso punto di vista, siamo ad osservarla, appunto a me per esempio se qualcuno mi dice molto bello il tuo testo, lo ringrazio, ma non mi è utile. Mentre invece se io e te ci mettiamo insieme
che te vai da una parte, io vado dall'altra, e guardiamo e ci diciamo cosa vediamo, uno da una parte, uno dall'altra, sicuramente allarghiamo la nostra vista, no? Questo è molto difficile però da far comprendere. E sicuramente appunto il rafforzamento dell'io, secondo me, che fa Lorenzo a Barbiana, di dare sicurezza a questi ragazzi, di dargli la sicurezza, di renderli anche aggressivi, è proprio lì, non è in realtà aggressività, o perlomeno, come mi sto incartando, ma cioè non è aggressività ma è aggressività, però ma non è solo non è neanche competenza, perché lui non pretende che questi siano già fatti, lui gli insegna che bisogna farsi, che bisogna sempre andare avanti, quindi non gli dice siete già fatti, però gli dice potete, buttatevi, buttati in piscina, buttati nel mondo, impara a parlare, di la tua. A me fa impressione oggi, questo mi fa impressione che io vado, parlo con tanta gente, è vero io sono logorroica da morire, ma è anche vero che la gente, è difficilissimo che faccia domande alle presentazioni. E questa è una cosa che a me mi fa effetto, perché dico ma come, ma di sicuro la gente non è mica tutta d'accordo con me, me lo auguro, perché non mi piace di essere, a me non mi piace di essere parte di tutti uguali, non sto cercando l'omologazione, anzi è proprio attraverso le sfaccettature che si crea qualcosa, io ripeto questo, e questo fa Lorenzo rafforza molto questi ragazzi, nel senso che gli dà la consapevolezza, e lo dice per esempio in questo, quando andrete a vedere questo filmato che è molto bello, lui dice, anzi c'è anche lì una battuta, lui dice ma il bambino magari non sa scrivere, però sa giudicare, quindi quando io gli do un testo lui lo sa giudicare, ha una padronanza nel giudizio di un altro testo molto superiore alla sua padronanza della sua scrittura. E poi dice anche una cosa, il più piccolo dei cani qui di Barbiana c'ha sempre una buona intuizione o qualcosa del genere, cioè non bisogna essere così fantasticamente, non c'è bisogno di essere dei grandi eruditi, dei grandi pensatori, dei grandi colti per avere una buona idea linguistica, per vedere meglio, per trovare una parola che funzioni, magari in un discorso che non funziona. Cioè, è quello. Io mi rendo conto che effettivamente questo scontro, questo è uno scontro, ma è uno scontro amoroso, è uno scontro che cerca l'altro, no? Scusa, non so se ti ho... un po', e certo, purtroppo tutta non posso. Mi piacerebbe approfondire questo rapporto tra carezza e critica. Lei ha fatto un passaggio che mi piacerebbe approfondire anche. Quello ha detto chi non ha l'uso della parola è succube, però mi pare che l'obiettivo di Don Milani, diceva, è più un obiettivo evangelico, ed è rimasto lì questo discorso, vorrei approfondire un attimo, perché la domanda mia è qual è il rapporto fra l'uso delle parole e la relazione con la parola che Don Milani ha. E poi io so che uno degli obiettivi di Don Milani era passare questi ragazzi da sudditi a cittadini sovrani. E allora dove sta l'obiettivo evangelico? Questa è una domanda difficilissima, perché lei è evidentemente un esperto, io no. Però vedi, mi piace, è quello che voglio. C'è anche lì la parola di Faraliberi, no? Sì, sì, ora non l'ho letto, ma io credo che fondamentalmente
dico quello che sento, perché non posso fare un discorso competente per quanto riguarda l'aspetto evangelico, cioè non ne so abbastanza. Però effettivamente io penso che se l'uomo non ha la capacità di pensare per conto suo o di ragionare per conto suo, se si lascia schiacciare da quello che è l'imposizione esterna, non credo possa essere o almeno credo che Lorenzo pensasse che non può essere né un cittadino sovrano, appunto, né un buon cristiano. Cioè che l'obiettivo finale, appunto, che dicevo io, sì, l'ho lasciata un po' così, e ha ragione quando mi redarguisce, l'ho lasciata così perché non la posso affrontare da un punto di vista teologico, insomma, ecco, però lo intendo in questo senso, nel senso che questi, per fare l'esempio dei ragazzi di Barbiana, questi ragazzi poi si sarebbero ritrovati a subire appunto le mode, tutte le imposizioni dell'esterno, non avrebbero, e anche a subirsi la religione, mentre lui non voleva che subissero la religione. E per lui, e in questo è un convertito proprio, lui ha scoperto l'America quando ha scoperto Dio, cioè quando proprio c'è questa felicità che lui aveva e che è evidente nelle foto, ma è evidente in quello che scrive, nelle lettere alla madre, per esempio, è evidentissimo questa felicità. Io ho scoperto una verità che voi non avete, e quindi la voglio donare, cioè, è fondamentale è di condividere, no? O almeno in Lorenzo, Lorenzo lo vuole condividere, e la sua è una anche in quel senso. Poi bisognerà vedere, appunto, quando si parla di conversione, qui per esempio con Corso, padre Corso, che ha fatto la prefazione al mio libro, io ho chiesto a lui di vedere gli aspetti, diciamo, di quel tipo, perché appunto mi sento veramente troppo ignorante, non ho i termini. Però lui l'ha trovato Dio, l'ha trovato da adulto, perché aveva una competenza che gli consentiva, appunto, di anche cercare per conto suo, cercare sue risposte. E le sue risposte, allora dice, io mi ritrovo davanti dei montanari che non sono neanche in grado, se volessero, possono essere intelligentissimi questi ragazzi, ma non sono in grado poi di andarsi a trovare Dio come ho fatto io. E quindi il mio compito è quello di dargli gli strumenti. Questa è una mia interpretazione, per carità, perché non mi voglio prendere, cioè non sono il... non sono mio zio, ho le poppe e lui aveva la barba, non ce l'aveva, quindi siamo diversi, però lo vedo così, cioè è una conversione di un ventenne, uno che ha trovato Dio e che questa felicità di averlo trovato la vuole condividere. Infatti è proprio è ridondante questa felicità quando anche lo racconta alla madre, no? E è ridondante, è un po', sembra caricata, in realtà non è caricata, è proprio che ha scoperto una cosa che noi non sappiamo, che noi non abbiamo, la fede non ce l'abbiamo, poverini noi che non ce l'abbiamo. Quindi lui dice, io do questi strumenti, ci sarà fra questi montanari, ci sarà quello che potrebbe raggiungere Dio. Bisogna che però prima
siano almeno colti come me, cioè che siano in grado di avere uno spirito critico e una capacità e un uso del linguaggio che gli consenta di leggere testi, di studiare e soprattutto di avere un proprio percorso intellettuale, perché questo è anche fondamentale. Cioè il giro che facciamo, le cose che leggiamo, ognuno ha il suo modo di girarsela, no? E di arrivare a qualcosa, ma se non sa leggere come fa? Ho risposto? Sì, solo il passaggio iniziale, la differenza tra carenza e critica. Cioè lei l'ha messa, la critica era una carenza in casa nostra. Sì. Ma può succedere a volte che io mi zittisco per non far star male l'altro. Il discorso della carenza, nel senso che quando ci sono rapporti affettivi anche in famiglia, molte volte si viene meno un po', quando si vede che la cosa può esasperare, si viene meno nel portare avanti la propria opinione perché si può far star male l'altro. Ma infatti succedeva anche. No, è perché noi di cose che fanno star male l'altro non si parla semplicemente. Sì. Noi non parliamo di noi, sono tutti giochini intellettuali. Ed è per quello che possiamo farli. Perché appunto se invece si deve parlare del tuo babbo, non posso, mi fa troppo male. Quindi quando ci sono cose che hanno un'implicazione emotiva, proprio non c'è. Mentre invece si fa un gioco intellettuale di questo tipo attraverso il quale ci si carezza e ci si vuole bene, perché si può giocare, perché non c'è, battuto e dette, non c'è un coinvolgimento emotivo. Sì, no, se c'è un coinvolgimento emotivo appunto te puoi ferire l'altro e non solo, ma poi non sai ragionare bene, cioè se sei preso a livello emotivo. Infatti, non so se ve l'ho detto, ma mi ero segnata anche. E l'uso che appunto Lorenzo porta l'esempio della madre, no? E di questa relazione con la madre. Nella relazione con la madre, per esempio, non trovatemi un testimone che vi dica che si siano toccati. Non lo troverete. Che abbiano parlato del nonno appena morto, non lo troverete. Il parlare consente una relazione razionale. E appunto mi ero segnata anche di dirvi la relazione proprio, cioè appunto va intesa come uno scappare poi dalle emozioni, no? Cioè si creano un po' dei tabù, cioè dei discorsi importabili. Ma è sicuramente. Cioè sicuramente l'aspetto, la sfera affettiva è una sfera appunto, soltanto la mancanza di quell'affettività fisica può creare una relazione razionale con le parole come lo crea in famiglia nostra. Se ci fossimo toccati molto probabilmente non avremmo fatto il giochino delle parole, non ci saremmo divertiti tanto. Io mio padre l'ho preso per mano il giorno che è morto, tanto per darvi un'idea. L'ho abbracciato in modo formale il giorno che è morta mia nonna, io avevo 20 anni. Quindi è così. Cioè c'è proprio una sostituzione. Ma certo, bene. No, perché la sentano anche gli altri. Esatto, questo apparato culturale è possibile trovare Dio. Vedi, scusa, ma vedi come
Di tutto quello che ho detto io, quando poi arriva una domanda come questa. Ma è proprio questa la dimostrazione che solo quando ti arriva dall'altro vai avanti. Io penso di sì. Io penso che lui ha condiviso il suo modo di arrivare a Dio, quello che pensava fosse il suo modo di arrivare a Dio. Ma credo, conosco persone che non sanno proprio neanche scrivere che conoscono Dio bene. Ma non solo i santi, cioè ci sono tanti percorsi. Io questo lo dico da non credente, credo che ci siano tanti percorsi, però lui, quello che io dico è che il percorso che lui insegnava era quello che aveva fatto lui, era la scuola che aveva avuto lui, era le relazioni che aveva avuto lui. Lui dava il suo esempio perché lui così aveva trovato Dio, ma non che tutti devono trovare Dio così, no, questo non... No, credo che ci siano grandissimi, santissimi che non sanno neanche, che sono muti e dementi, ma hanno una relazione con Dio. Quindi questo assolutamente no. Posso chiedere una cosa? Sì. D'accordo. Sì. Scusa. Vai. Gliela porto. Grazie. Grazie tanto. Lei ha parlato spesso, quasi sempre, di discussione legata alla parola, no? Però invece mi domandavo la dimensione della narrazione, nel senso che questo discorso della discussione mi fa venire in mente un po' le dispute rabbiniche o comunque un modo di fare dialettico, diciamo, un po' medievale, dove, tanto per citare Lutero, 95 tesi andavano discusse, cioè io ho scritto queste cose e discutiamo. Quindi poi anche nell'università del 2003 si discuteva. Però la narrazione già esisteva, cioè le varie, leggevano le favole, e questa cosa qua mi viene in mente collegandola al concetto tedesco di Bildung, che dentro a tutto questo mondo che è filologicamente tedesco, no, è un concetto molto importante perché è formazione, è costruzione, eccetera, eccetera. Però, come dire, i cosiddetti romanzi di formazione sono romanzi, non sono dispute, cioè, ecco, quindi, non so, sono discussione, tutti un po' piccoli avvocati, nel senso che uno deve, c'è anche l'aspetto giuridico che è fortemente ebraico, fortemente, un po' tutta questa cosa. Sì. Perché mi vuole portare sull'aspetto ebraico forse, però, ma mi va anche bene, nel senso, sono fiera della mia parte ebraica. La narrazione, allora è interessante questo, e mi viene in mente che, per esempio, sia il Comparetti che Albano, che anche il Milani, sono tutti interessati moltissimo alle fiabe, e che per esempio le famose fiabe di che Calvino ha reso famose, la raccolta di fiabe di Calvino, se andate a vedere ci sono, le cita lui stesso, è Calvino stesso che le dice, parte da un lavoro che aveva fatto il Comparetti col D'Ancona, e avevano fatto questa raccolta di fiabe, e il D'Ancona si occupava di musica, credo, più di musica, e il Comparetti si occupava più di racconti, appunto, di fiabe. Anche l'interesse del racconto religioso all'interno della religiosità attraverso le fiabe. Il Comparetti, per esempio, si era occupato del Kalevala, no? Che è una saga, è un lunghissimo racconto che fanno appunto
noiosissimo. Però è una saga, è un racconto. Boh, no, io credo che la narrazione, sì, sì, credo che la narrazione comunque ci sia, appunto, per esempio, che le favole del Comparetti, le fiabe del Comparetti venissero lette, sicuramente sì. Delle, appunto, i bambini venivano anche istruiti dai libri che leggevano. Un'altra cosa poi va detta, forse non la dico abbastanza nel mio libro, è che la cerchia intorno a noi, cioè questa è gente che non abita da sola, non ci sono solo il padre e la madre, questo è un'altra cosa che non si prende in considerazione. C'è appunto un Giorgio Pasquali che ha dei modi assolutamente, guarda, io non l'ho mai conosciuto, ma mi sembra di averlo conosciuto, cioè da come ne veniva descritto in famiglia, questa sua disponibilità totale, questo anche, per esempio, queste modalità estremamente diverse da tutti noi, che siamo tutti caratteroni, sempre a parlare, sempre. Invece Pasquali era un uomo mite, che poi scriveva, appunto, si scrivevano lui ed Albano, no? Poesie nel quale si prendevano in giro. Ecco, appunto, la narrazione, secondo me, è vero, hai ragione, però io credo che il racconto ci sia invece, e la tenerezza, per esempio, che Lorenzo esprime con i suoi ragazzi, che è proprio tenerezza, è la stessa di mio padre, esattamente la stessa. Cioè una capacità di, diciamo, avere una, da un punto di vista fisico, io vedo il difetto, io lo vedo nel fisico, cioè nel toccarsi, ma nell'ascoltarsi, cioè Lorenzo alto così, gli adulti sono lì che lo ascoltano, non è che gli dicono, lo lasciano parlare, sono contenti che lui parli, e mio padre faceva la stessa cosa con i neonati. Io, mio padre aveva, questa è una cosa che pochi hanno, possono ricordare, ma io ricordo molto bene, mio padre aveva la capacità di parlare sia con gli animali che con i neonati. Lui si metteva, lui prendeva un neonato, se lo teneva così davanti, e poi cominciava a muovere gli orecchi, a muovere la fronte, aveva una mobilità del viso fantastica, e questi neonati, e poi il neonato incominciava anche lui a fare, non parole, non erano parole, e era una cosa, io mi ricordo gli studenti tutti lì a, veramente, perché era una cosa impressionante da vedere, come questi neonati, sto parlando di bambini appena nati, che con una mobilità molto grossa, perché siccome vedono male, lui era in grado di spostare la linea degli orecchi, gli giravano, aveva veramente una mobilità facciale molto importante, e così lui dialogava e si faceva raccontare, perché l'attenzione, l'ascolto dell'altro, sia in Lorenzo ma anche nel babbo, il babbo poi faceva un mestiere in cui l'ascolto era fondamentale per lui, sapere cosa stava succedendo a un bambino, bisognava che lo ascoltasse, e lo ascoltasse fisicamente, lo ascoltasse con altri linguaggi, ma comunque con la capacità di ascoltare. E il non dare mai l'altro, questa è una cosa che, appunto, l'altro ti dà, l'ascolto dell'altro significa che te ti prendi anche la sua visione,
Quindi l'altro ti sta dando qualcosa sempre, anche quando è in contrapposizione a te. È vero, io uso troppo forse, mi scuso, è che io, io lo chiamerei carezzarsi con le parole, ma mi rendo conto che alla gente poi, per quello dico discutere, perché quando dico carezzarsi con le parole le persone pensano a qualcosa di lezioso e qui mi allora dico no, perché non c'è niente di lezioso, c'è un quello che non trovo la parola, è per questo che uso, come anche appunto carezzarsi, pur essendo un titolo che mi ha fatto molto è piaciuto molto, però sì, però forse è un po' troppo relativo alla sfera affettiva. E allora magari trovare, forse racconto, non so, ma ma anche coccolarsi. Coccolarsi anche quello è un termine che è fisico. È un giocare, sicuramente è un giocare, però già giocare con le parole è troppo freddì, almeno a me mi suona di più un freddo. Ma in tutto io finisce così uno va a scoprire. Sì, vi lancio questa sfida, mandatemi. Mi fa molto piacere di discutere questo per la prossima. Sì, sì. C'è una domanda su questo. Scusa. Sono molto presa emotivamente da questo discorso, perché carezzarsi con le parole improvvisamente mi è venuta come una folgorazione, nel senso che io insegno e tutti i giorni parlo, ma insegnando in tanto, dove ti accolgo anche le parole scritte dei miei alunni, e avendo avuto anche nel mio passato insegnanti che hanno saputo accarezzarmi con le parole, io lo accarezzarmi era fare sentire che le mie parole erano importanti, esatto. Come penso sia quello che accadeva nella vostra famiglia, come quello che diceva che lei aveva sì. Indicato, ma fosse questo accogliere le parole dei bimbi da parte dei sì. Genitori. Però improvvisamente mi è venuto anche, da un lato mi è venuta questa idea che carezzarsi con le parole dovrebbe essere il motto, cioè proprio un corso di aggiornamento che vorrebbe su questo, perché noi dovremmo sempre accarezzarli in questo modo non lezioso, ma farli sentire amati attraverso il modo con cui noi ci rivolgiamo a loro e con cui accogliamo le loro parole, le loro domande e anche i loro silenzi, anche la loro non voglia a volte di parlare, è più difficile poi questo. Però mi veniva anche in mente e mi chiedevo appunto dalla nostra discussione l'abbraccio è sostituito dalla parola nella famiglia Milani, ma le parole sostituiscono un po' gli abbracci. E pensavo, quando Don Milani nel suo testamento dice ho amato più voi che io, ma Dio insomma, saprà, ma non me ne vorrà. E allora dico, forse davvero queste parole che Don Milani usava con i ragazzi e le parole che lui accoglieva, cioè tutto questo era veramente un abbracciarsi d'amore, cioè non un coccolarsi lezioso, ma una trasmissione d'amore profondissima. Profondissima. E quindi forse questo può chiudere un po' il cerchio. E quindi bellissimo questo titolo carezzarsi, dove l'accarezzarsi è proprio qualcosa di cui tutti abbiamo un profondo bisogno, che è la sì. Dimensione più autentica dell'uomo, che è l'amore, insomma, di volersi veramente bene. Quindi, direi che è un titolo stupendo. No, hai finito. Sì. E la scusa, posso rispondere un attimo? Vedete cosa succede quando si chiama, quando si mette quando io ho messo in piazza delle cose scritte pessimamente, fra l'altro, perché io non so scrivere, ad esempio, quindi si incomincia a discuterne e ognuno mette lì qualcosa. Questo avviene, che il ragionamento si concretizza, diventa veramente bello parlare. Questa è la cosa che
dispiace tanto di vedere che oggi la gente manca, no? Però sì, Lorenzo accoglieva e li amava profondissimamente. Secondo, io dico a volte che come io sono stata amata da mio padre, ma anche da mia nonna. Mia nonna, che era una donna durissima, io l'ho scoperto, non pensavo che di essere la sua cocchina più di tanto. L'ho scoperto dopo che era morta. E l'ho scoperto perché è venuto Giancarlo Melli, che era un amico di Lorenzo, è venuto a dirmi: guarda, a me mi è andato sempre, quando tua nonna mi parlava sempre di te, io ero andato lì a parlare di cose serie. Giancarlo era un giudice dei minori, un giudice minorili, era stato amico di Lorenzo, cioè effettivamente aveva cose serie di cui parlare. Invece ho scoperto attraverso questa cosa che Giancarlo mi ha detto, che mia nonna prima doveva passare attraverso questo racconto di mia nonna di me, cosa che io non avrei mai immaginato. Era molto dura, però la relazione c'era, quindi non è necessario sempre passare. E io quando vedo Lorenzo nelle sue appunto anche nelle sue parole, è proprio quello, credo che hai proprio detto questo, dell'accoglienza. Ti amo in modo appassionato, accolgo il tuo pensiero, ti faccio sentire importante, ci sto, no? Che poi è I care, che non è un motto di Lorenzo, è un motto familiare anche quello, perché è lo stesso di mio padre, quindi sì. E viene in realtà addirittura da From Cure to Care, che è l'Organizzazione Mondiale di Sanità, fa un programma che si chiama From Cure to Care, e questa parola I care, che è una parola inglese, e quindi è stata rigirata questa parola, appunto perché ci si divertiva a rigirarle, e è diventata poi fondamentale. Io ancora non c'ero, perché stiamo parlando del dopoguerra, però comunque passa attraverso in realtà una cosa che ha fatto mio padre, e poi diventa il motto di ambedue. Non è una cosa solo di Lorenzo, però rappresenta molto bene Lorenzo. Ci sto, in toscana si dice ci sto, e appunto io credo che molta della passione degli insegnanti sia proprio riconoscibile in questo. Quando te hai avuto un insegnante, e credo sia un'esperienza di molti di noi, che c'è stata,